People of YouTube, I'm KJS and welcome back to Fallout New Vegas Ultimate Edition. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata di Fallout. Ebbene sì, finalmente siamo riusciti ad aggiustare ED, come avete visto da introduzione ovviamente, perché almeno ho fatto il video. Allora, siamo rimasti che dobbiamo entrare lì a liberare lo sceriffo. Però prima vediamo, ho visto che avevo i vestiti, questo qua che praticamente è un po' più bello e lo preferisco a sto punto. Non mi piace il cappello, purtroppo. Dovevo tenere l'altro effettivamente. Salta. Non mi ricordo come si salta. Ok, triangolo. Con la X si fa le robe. Ok. Non è da tanto che non gioco a Fallout, ma non mi ricordo mai i tasti, effettivamente. Sì. Bravo ED! Io non ho fatto praticamente un cazzo come al solito. Bossolo, la dinamite, sì. Il varmint, così lo aggiustiamo. Tappo, vestito da mercenario. Sì, perché almeno mi aggiusto il mio quando serve. Direi che è ora di cambiare fucile io. Anche se quello a colpo singolo non è poi così tanto affidabile, effettivamente fa più danno. Danno 5-2, per quanto non ho visto, per 7. Anzi no, facciamo che lo mettiamo qua. Basta. Sì, teniamo il colpo singolo per ora. Perfetto. Qua. Difficile, facile. Proviamo a sbloccarlo. Una corretta, eh. Cos'è che c'è di uguale tra quello? Bandits e Mankind? No, Mankind. Non è Ing. Lasciamolo, rifacciamolo. Questo è il modo per non far andare a puttane i computer, almeno. Peccato che ci mette una vita per rifarlo, eh. Porca troia, ho sbagliato tasto. Dai! Palle! Oh. Chi se ne frega? Oh, malattia. 4 su 7. Ning, quindi. Aning. Vediamo. E 5. Vediamo. E per fare caso, purtroppo. No, esatto, questo coso. Allora, 10, non è io. Questo no. Niente. Ce l'abbiamo fatta, che culo. Io che pensavo di mettere velocizzato ora, dopo di questo. Perfetto, porta aperta ora. Vediamo cosa c'è. Allora, c'è la chiave della manutenzione di Bison Steve. Ok. C'è stimolo del cibo. Gomma da masticare. C'è qualcosa qua? No. Armonica, non me ne faccio niente. ED, eccoti. Qua c'è questo. Ci serve 50, eh. È un po' tanto per ora. Prendiamo tutto. Mentals. Sacca di sangue, non c'è nient'altro, vabbè c'è un frigorifero, sta roba qua, qua, radix, tappi, dov'è? Ah eccolo, è una pistola da 9, vabbè, prendiamo tutto, ora come ora ci serve tutto, quindi, allora, volevo un attimo vedere, punti salute, no.
punti esperienza ci mancano ancora un po' per salire. E l'abilità nello scasso è 32. Anche aumentandola al massimo dopo. Fatemi vedere se ciò. Vediamo. Scasso, scienza, eloquenza, scasso. Quindi mi basta arrivare a quanto? A 40 dopo. Ok, ci sei anche tu. Con un altro fucile Varmit. Elmo da soldato, tienitelo. La mannaia, tienitela. Eccitolo mercenario, perfetto. C'è qualcuno? No. Qua? Ok, c'è la cassaforte difficile, ci serve 75. Denaro, serve comodo. Serve comodo, giustamente. No, non c'è un cazzo. Ok, tappi. Altri tappi. Tappi, tappi, tappi. No, il fermacarte te lo puoi tenere. Vediamo, varie fermacarte. Oftalmoscopico. Scopico. Prenditelo. Dov'era? Fermacarte, dietro. Qua non c'è niente di commestibile, a quanto pare, visto che si sono già sbaffati tutto. Brutti bastardi. È vero che qua per tenere la roba è R3. Bottiglie. Tienitela. Non la voglio. Ok. Dobbiamo stare abbastanza sneaky qua in questa zona. Vediamo qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a ripararlo perché siamo dei bravi manutentori. Dei bravi manutentori siamo. Vediamo. Molto facile, vabbè, proviamo subito. Va bene. Ok, una borsa medica, visto che l'altra volta l'ho usata. C'è qualcosa qui, no? Sunset, me la prendo sempre. Niente. C'era un modulo sensore qua, ma pensa. Ma porca troia, dove? Là. Vabbè, grazie. Non era quello che volevo, però. Va bene comunque. Qua non c'è niente. Qua c'è la porta. Distributore, ma sì. Rubiamo la roba. Qui c'è qualcosa? No, c'è il pacco di sigarette. Oi. Ah, eccoli. Qua c'è qualcosa? Sì. Denaro. Il denaro ci serve, quindi perché non prenderlo? Vostro dinamite, Fixer. No, la mannaia, tienitela. Steampack me lo prendo, il veterano pure. Iniziamo a metterli a posto, allora. Così almeno ci togliamo un po' di spazio. Cioè, liberiamo un po' di spazio, più che altro. C'è qualcuno qua? Sì. Shh. Attenzione. E tu cercavi di venire a prendermi. E certo, no? Fucile. Sobillatore mercenario. Non è male, eh? So che c'è ancora qualcuno da queste parti. L'ho preso davvero, come? Gli ho sparato una freccia nel ginocchio. Oi, vieni qua. Dove? Dove sei? Faccio prima a sparargli in culo io. Giustamente. Era da un po' che non sparavo in faccia a nessuno, eh. Bossolo, dinamite, munizioni, pistola, turbo e vestito. Sì, lo so. Allora, aggiustiamolo.
giustamente. Allora, non abbiamo vestiti comuni, però abbiamo un sacco di varmint. Allora, aggiustiamoli. Ripara facile, che culo. Pistole? Tutto fare, yeah. Aggiustiamole. Mi sembra logico. Così ci liberiamo dello spazio. Il coltello a serramanico me lo tengo. Ah, bravo Eddie. Hai ucciso soliti cattivoni. Qua c'è qualcuno, qualcosa? Ah, sì, tu. Allora, birra. No, la birra te la tieni. Non voglio prendere nessun tipo di, come si dice? Non mi viene il termine. Di dipendenza, ecco, la chiave rovinata, dinamite, varmint, jack, munizioni, pistola, sì, e vestito. Allora, dov'è? Ma sì. Ok, così abbiamo due tipi di vestiti diversi, ma che hanno lo stesso tipo. Bossolo, dinamite, munizioni, tappo e vestito. Qua c'è una salita, salta. Ok. Ho visto. Ah, ok, libero rovinato. Denaro, maschera da ok, no, te la tieni. No, fa qualcosa la maschera. Disarmato. Prendiamola allora. Why not? Qua c'è qualcosa. Sali, perfetto. Non so con che logica sia riuscita a salire, ma va bene così. Ah, perfetto. Ripetizione cowboy. Guanto con lame. Meno male che non l'abbiamo preso. Allora, abbiamo troppo peso a quanto pare. Cosa possiamo buttare? Fucile varmint. Vediamo, dovrei avere qualcosa che si può buttare, ma cosa? Le 12 pistole da 9 mm forse? Pesa 1,5, che cazzo devo buttare? Un altro fucile varmint che è quello che ho buttato, giustamente. Questo, coltello da burro, qua non c'è un cazzo. Qui c'è qualcuno? Non credo. La nuccola, che fa sempre comodo nei momenti di bisogno. Qua c'è qualcosa, no? Qua c'è qualcuno. Non credo. Però aspettate. Allora, pacchetto di sigarette. Adesso sono diventato pesante. Ma porca. Vediamo. Qualcosa la dobbiamo buttare, purtroppo. Questo. Questo pesa un sacco. Il macete pesa uno. Buttiamo i vestiti allora. Facciamo prima. Ne avevo buttato un altro, ma non ho visto quale. Ok. Medikit. Sì, buono. Acqua purificata, sì, forcina, medics e mentas. Qua. Armatura metallica. L'ho fatta apposta, pesa 30. Cazzo, ma è vero che c'ho Eddie. Ah, è vero che anche lui può portare roba. Cosa gli ho dato io? Armature. Vediamo. Non credo possa portarla quella, eh. Io provo a prenderla, ma credo che non, lui non riesca. Nel caso la butta. No, nel caso la butta giù. Vestiti. Allora, dov'è? Questa qua. Ah no, ce la fa, ce la fa. È giusto per venderla, non mi servirà mai. Guardate come si è addormentato bello bello. Allora, qua c'è qualcosa? No, però c'è lui. Non voglio più prendere vestiti, effettivamente, siamo pieni. Voglio giusto vedere cosa stai facendo, cosa riusciamo a trovare.
Denaro, pigiama sexy, te lo posso anche lasciare volentieri. Qua c'è qualcosa? No, però c'è una scrivania con due tappi, che fanno sempre comodo. Allora, noi da dove siamo venuti? Non mi ricordo. Porta Prim. Vabbè, un'altra. Oh, un nastro. Nota di Ramson, dopo me la guardo. 16 minuti, neanche tanti. Capsula, cella, cella, colpo singolo, munizione, pistola al plasma. Aggiustiamo, già che ci siamo, il fucile a colpo singolo. Perché almeno prendiamo obiettivi aggiustando la roba, giustamente. È arrivato un messaggio. Qua. Qui c'è un altro cadavere, strano, non abbiamo trovato di cadaveri e non ne stiamo facendo, no. Jet. Psycho, psycho. Vieni qua, perfetto. Qua c'è qualcosa? Neanche per il caso. Qui c'è qualcuno? No. Ok, qui abbiamo finito. Se c'è una cosa che mi dà fastidio di Fallout rispetto a... Ah, ok. A Skyrim è che in Fallout non puoi correre, cioè tecnicamente è già messa la corsa. Tu corri se non hai roba in mano. Ed effettivamente è una camminata più veloce perché non è una corsa questa. Qui c'è qualcosa. C'è un cassettone che non si può aprire. Quindi qua abbiamo ucciso tutti. Qua abbiamo ucciso tutti. Apri. Questa era l'ultima porta. Qua c'è qualcosa. Munizioni. Abbiamo fatto bene a controllarle. Denaro, che fa sempre comodo. Perfetto. Ah, pensavo di non riuscire più a muoverlo. Di qua. Allora, ci sarebbe. Aiuto. Ah, ok. Pensavo di essere bloccato. Questa porta qua. Proviamo a vedere dove ci porta. Secondo me ci porta a farci in culo, proprio così tanto. Ah no, ci ha portato delle scale. Bene, bene. Ok. Vieni qua. No, ho sbagliato. Non essere aggressivo. Ok, siamo pieni di dinamite, giustamente. Qua. Andiamo. Ne hai avuto abbastanza. Perfetto. Cambiamo, vieni qua. Come ha fatto a curarsi in mezzo secondo? Vabbè che lo facciamo anche noi, eh. Bravo ED, bel lavoro di squadra. Ma c'è qualcosa che ancora non mi convince. Non è uscito quello importante. O l'abbiamo già ucciso? Che è così, a quanto pare. Munizioni, bossolo. Fucile potrei anche lasciarlo, eh. Abbiamo fatto saltare le gambe a un tizio, quindi. C'è una cosa che voglio prendere. Spero di non averlo ucciso. Cioè, che non. Ah, eccolo qua. Inceneritore, per fortuna. Quest'arma mi accompagnerà per molto tempo. Visto che l'ha già fatto. Buttiamo questa. E purtroppo ora siamo pieni. Siamo pieni, sì. Buttiamola. Buttiamo anche questa, allora. Sono un po' le dinamiti che ci fanno. No. Che ci fanno peso, eh.
No, le dinamiti no. Facciamo così. Facciamo che ti lascio il guanto con lame, la pistola, plasma la tengo. E anche questo, dai. Bravo ID, sei un bravo compagno tu. Tu sì che vales. Qua, tu hai qualcosa? Oh, bello, questo mi piace. Così possiamo cambiarlo. Miccia lunga, munizioni, pistola tietra, tappo. Oh, no, 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 no. Il tuo vestito mi piace. Se è quello che penso io. Se no, mi sono sbagliato ancora. Sì, è questo, uno dei vestiti che mi piace. Ripariamolo. Perfetto. Fai un sorso dalla tua fidata borraccia Volt 13. Che praticamente questa ci rigenera la vita ogni tanto. Acqua sporca tienitela, casco tienitelo. Tienitelo il fucile, tappo, trementina. Defibrillatore, sì. Mi sa che mi ero sbagliato infatti prima. Ah, infatti è lo stesso. Buttiamo. Allora, quindi abbiamo ucciso tutti i Powder Gangers. Credo di sì. Vediamo. No, questo non mi interessa. Questo non mi interessa. Qua c'è qualcosa? No. Ah, però ci sono. No, non ci sono munizioni. Ok, dormiamo un'oretta, giusto? Per riprendere energia. Se non spacco le cuffie, magari. Che sono anche le uniche che mi sono rimaste integre. Qua. La Sunset Pariglia è giusto prenderla. Ehi, stronzo. Immagino che tu non sia qui per salvarmi. Incrocerei le dita, ma non sento più le mani. Tu devi essere l'agente Beagle. Sì, lo sono. È un piacere conoscerti. Sono in una situazione un po' complicata. Ti sarei molto grato se mi liberassi. Why not? So che hai informazioni su alcuni can. Ne sono passati di qui con un uomo vestito di scacchi. Ma certo, signore, e sarei felicissimo di condividere queste informazioni con lei non appena sarà liberato dalla prigionia. Non c'è bisogno. Ok, giusto perché almeno mi prendo un po' di punti. Eloquenza, No, il 2 no, eloquenza 5. A quanto eravamo di eloquenza noi? Eloquenza 40. Perfetto. Sarebbe lui quanto voleva? Se... Stai calmo un attimo. Perfetto, 40. Puoi dirmelo o marcire qui. Bene, mi sembra una persona affidabile. Le dirò ciò che so. Li ho sentiti dire che sono diretti a Novak. Se vuole seguirli... Consiglio caldamente di seguire la strada che attraversa Nipton. Il deserto nasconde moltissimi pericoli e io non sarò lì a proteggerla, poiché devo rimanere qui a garantire la sicurezza di Prim. Allora, aumentiamo scasso a 40. Tanto 75 prima che ci arriviamo. E gli ultimi 5 punti li buttiamo ad eloquenza. Anche se baratto magari sarebbe meglio, però eloquenza per ora è meglio farla aumentare. Quindi di conseguenza dobbiamo aumentare dopo baratto, furtivo, scienza e riparazione. Sarebbe meraviglioso. Sì, ora ti libero. Devo dire che è stato il punto più basso nella... I Powder Ganger hanno derubato la città di notte e ammazzato mia sorella e suo marito, lo sceriffo, nel loro letto, mentre io dormivo in ufficio. Li ho osservati per un po', in attesa del momento giusto per intervenire e arrestarli tutti. Nel frattempo ho preso appunti dettagliati. Purtroppo mi hanno scovato mentre aspettavo nel buio e mi hanno portato qui. C'è tanto che non ti hanno ucciso, però. Oh, ma è meraviglioso. Penso che ora mi dirigo.
Se cerchi di scappare anziché combattere al mio fianco, ti Oh, ammazzo. ma sì, certo. Non ti lascerei mai lottare contro i miei rapitori con il mio aiuto. Senza il mio aiuto. Tu fai strada. Tanto sei inutile perché c'ho il mio robot. Comunque. Su, vieni, seguimi, stronzo. Sta missione si potrebbe fare anche stealth, a quanto pare. Basta passare da qua. Un tappo. Sì, con la stella, lo immaginavo. Deve averlo preso uno di loro. Twerk. Smettila. Anche da morti non si smette mai di twerkare. Seguite sempre la vostra passione, ragazzi. Questa è quella difficile, quindi non possiamo aprirla. Però c'è quella di qua. E ora che abbiamo scasso, messaggi oggi. Oggi spezzo il telefono, giuro. Abbiamo il nostro bel... Dov'è? Scasso. Sperando di riuscirci. Abbiamo 13 forcine. No, un po' più su. Eccolo fatto. Perfetto. Per 17 tappi. Che bello. Oh, porca troia. Perfetto, ora che sei libero. Buongiorno. Buongiorno, salve. Devo parlare con te? Che cazzo? Cosa devo fare? Ah, ok. Che avventura. Abbiamo insegnato un paio di cosette a quei detenuti, vero? Ma se non hai fatto Fuggire un con le mie cazzo. forze alla prigionia da ostaggio, non per sminuire il tuo ruolo, ovviamente. È stato molto emozionante. Il problema è che non c'è ancora nessuna legge a Prim. Cosa dovremmo fare la prossima volta che i delinquenti ci minacciano e ci tengono in ostaggio? Oh no, io sono solo un agente e non posso essere un agente senza uno sceriffo. Si chiama catena di comando. Deve essere qualcuno con il tuo coraggio, ma più casalingo. Qualcuno che metta radici qui e vegli su di noi. Ho sentito i Powder Ganger parlare di una persona in prigione di nome Meyers che ha esperienza come sceriffo. Potrebbe essere una buona scelta. E poi, con l'RNC così vicina, potresti riuscire a convincerli a conquistare la città. Non capisco perché non abbiano ancora dato una mano. Effettivamente. Davvero? Ma è meraviglioso. Inizierò a pensare ad alcune. Lo sceriffo che è stato incarcerato all'NCRCF potrebbe essere una buona scelta. Forse riuscirai a convincere quel tizio dell'RNC dall'altra parte della strada a prendersi cura della città, anche se la legge marziale non mi pare una cosa divertente. Ci sarebbe anche la terza opzione di far diventare il robot sceriffo, ma questa cosa me la vedo da me. Non è una missione così eccitante, effettivamente, però potrei andare a spaccare un po' di culi alla prigione. Comunque, signori, da questo episodio è tutto. Vi ringrazio per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Se volete lasciare un mi piace, sempre ben accetto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao belli! La cosa bella della Battle Tower è che almeno questa... Che cazzo?
pezzo di... Ma mi ha spaventato a morte. Pezzo di merda, muori.